Tu conosci le anziane che portavano sulla testa i pesi? E come no? Vabbè, si usava questa agorunè, dipende da poi dal posto, questa corona che si metteva e poi sopra la testa si poggiava il peso. Sì. A Gizzeria, nei paesi Arbresh, quindi una tradizione religiosa un po' più rigida, avevano il velo, non potevano togliersi il velo. E quindi, anziché portare il peso sulla testa, in modo classico come vedevi, lo portavano comunque sulla testa, con queste corde si caricavano il peso sulle spalle, reggendolo sempre comunque dalla testa. Ah, e quindi questa è la stessa, diciamo, lo stesso meccanismo che le donne utilizzavano per caricare il peso in realtà non solo sulle spalle ma sul collo, e bilanciarlo. E siccome avevano il velo, anziché usare il mantellino arrotolato per ammorbidire, per attutire i colpi, usavano questa corda e caricavano quindi un po' sulle spalle, ma in realtà caricavano il peso come le nonne sulla testa, sul collo. Perché Allora, bellissimo. la naga c'era il bambino dentro, appeso come vedi, sia per dondolarlo come tutti sanno, ma in realtà era anche per proteggerlo dalle pulci, per cui veniva difficile la pulce saltare fin sopra qui. E quando non c'era il bimbo è probabile che c'erano del mangiare dentro, c'erano i satizi. Sempre per lo stesso principio, per proteggerli dagli animali che comunque a terra potevano camminare. E quindi si appendevano non solo quindi per la naga, ma si appendevano proprio per conservare e proteggere. Un'altra cosa simpatica, che è un detto che forse hai sentito, no? I cibi freschi spesso e volentieri si mettono all'usireno. Sai che è l'usireno? Nine. Il vento freddo che arriva da fuori. Quindi si poggiavano fuori dalla finestra e questo era il frigorifero che c'era Naturale. naturale in questi luoghi. Logicamente la roba si consumava molto più velocemente di adesso. E quindi queste sono un po' di storie che ti posso raccontare. Un pezzo forte che c'è in questa stanza Vai. e basta, non ti dico più niente e poi mi ritorna. Sono questi due stampi. Non so se si vedono, se Sì, vuoi. si vedono perfettamente. Questi sono gli stampi dei mastracciuoli, i negativi sui quali poi si stampava, si stendeva la pasta del mastracciuolo nostro tipico, che poi si trovava alle fiere. Quindi la produzione nel periodo delle fiere era tanta, quindi si utilizzavano degli stampi. Questi sono gli ultimi rimasti, non abbiamo visti molti, questo secondo me è il pezzo più bello che abbiamo, oltre altri che ce ne sono, ma questo sicuramente è un pezzo di storia che lega proprio la tradizione del mastracciolo, che ancora c'è, a come si faceva un tempo. Il resto dovranno venirlo a scoprire qua all'Ecomuseo. Assolutamente sì, il resto dovete venire qui a vedere tutto quello che c'è, perché l'atmosfera merita.